Vediamo di ricavare la traiettoria di un proiettile che si muove in assenza di attriti, cioè sostanzialmente in assenza di aria. Per fare questo ricordiamoci dei moti unidimensionali studiati nell'ambito della cinematica e consideriamo il moto di un proiettile posto per semplicità nell'origine di un sistema di assi cartesiani e lanciato con un angolo θ0 rispetto alla direzione x e una velocità iniziale v0. Dalla cinematica sappiamo che tale moto è la sovrapposizione di due moti indipendenti, uno che avviene a velocità costante lungo la direzione x o lungo l'asse delle ascisse e un altro che avviene lungo la direzione y di moto rettilineo uniformemente accelerato o uniformemente vario, diciamo in generale. Le rispettive leggi orarie sono riportate in questo rettangolino dove troviamo che lungo la direzione dell'asse X il moto del proiettile avviene con velocità costante uguale a quella che ha all'inizio il proiettile, cioè V0X, e lungo l'asse delle Y abbiamo un moto uniformemente vario con un'accelerazione uguale all'accelerazione di gravità g e l'equazione è riportata, cioè lo spazio percorso in funzione del tempo, lo vediamo qui che è riportato in questo rettangolino. Adesso quello che facciamo è di isolare la variabile t dalla prima equazione e la sostituiamo nella seconda. Quindi otterremo un'equazione in y ed x, nella quale non comparirà ovviamente la variabile tempo e i coefficienti delle x presenti al secondo membro sono dei coefficienti costanti perché provengono dal prodotto o dal quoziente di altrettante costanti. Possiamo compattare questa equazione scrivendola semplicemente nella formula, o nella forma, scusate, y uguale a meno ax alla seconda più b per x. E contrassegniamo questa equazione con il nostro asterisco fra parentesi. Vedete qui i due valori, due costanti A e B che sono uguali a queste costanti riportate al secondo membro. Questa è la situazione che abbiamo descritto in precedenza, quindi il nostro proiettile che viene lanciato con una velocità iniziale V0, che possiamo pensare come la somma di due velocità perpendicolare v0y e v0x, v0x che si manterrà costante come abbiamo detto lungo l'asse x per tutta la durata del moto, mentre v0y cambia come si può vedere dalla rappresentazione vettoriale in verde e lungo la fase ascendente vy è diretta verso l'alto, poi raggiunge questo punto diciamo stazionario dove la vy diventa nulla e poi inverte il suo verso nel senso che si sposterà in direzione verso opposto all'asse delle Y, raggiungerà la gittata, quella si chiama la gittata del proiettile, quando questa curva incontra l'asse delle X, cioè la retta di equazione Y uguale a 0. Come esercizio per casa proverete a costruire la curva di figura 1 per punti con Excel o GeoGebra tramite l'equazione asterisco riportato fra parentesi, assegnerete ai coefficienti A e B dei valori positivi, dopodiché determinerete le intersezioni della curva con l'asse delle ascisse, ricordandoci che appunto l'asse delle ascisse ha come equazione Y uguale a 0, quindi basterà porre nell'equazione asterisco la condizione y uguale a 0, fare sostanzialmente un piccolo sistema e si otterrà un'equazione di grado superiore al primo, ma di semplice soluzione perché in realtà è composta da due equazioni facilmente risolvibili. La prima soluzione è banale perché è uguale a x uguale a 0, la seconda è una semplice equazione di primo grado che potete tranquillamente risolvere. Ecco, questo è tutto. Ci rivedremo in classe per commentare i vostri risultati.